che passa dentro me, tra i miei sogni e le mie realtà. Poi mi accorgo che ho incontrato Dio, la sua vita per sempre nella mia, scorga come sorgente che feconda ogni tempo, ogni gesto è realtà. E anche se la strada si fa lunga e a volte mi fermo, lo so, lui non mi abbandona mai. In viaggio nella storia, in viaggio con te, viandanti dell'amore, cercatori di pace. In viaggio nella storia, in viaggio con te. Io sono arrivata a questo tempo formativo pensando di essere svuotata, di non avere più motivazioni per andare avanti. Sì, certo, la vita missionaria, la vita in generale, ti porta delle esperienze con difficoltà, con gioie e insuccessi. Però posso ringraziare il Signore perché, ecco, questo tempo che mi ha aiutato ad andare più in profondità è stato per me un ravvivare le motivazioni profonde e prendere coscienza di questo cammino che il Signore mi ha fatto fare. Si va avanti negli anni, si fanno tante esperienze e devo dire che mi sento molto arricchita, nonostante ci possano essere anche delle disillusioni, dei fallimenti. Molto arricchita da tutte queste esperienze che avevo bisogno di chiarificare in me per riprendere il cammino. E quindi riparto da questa pausa, diciamo, di riflessione, di rimersione in Dio, nella mia consacrazione, con più slancio e anche con tanta speranza di continuare questa missione che non è mia ma è di Dio. Camminiamo con te, forti della tua promessa, della tua fedeltà. Se ti lasci incontrare sui sentieri della tua umanità, cammineremo insieme, Dio farà storia insieme a noi. La parola di Dio chi mi attrae, chi mi motiva, è la parola di Miqueias. Aquilo que Deus pede de mim, isso eu sinto, é praticar a justiça, como diz o profeta, amar com ternura e caminhar humildemente com o nosso Deus, sabendo que tudo aquilo que tenho é dom. Tudo aquilo que tenho eu recebi de Deus e recebi também de tantas pessoas que me acompanharam durante. E na experiência della missione, la missione per me, non solo l'amica, ma la missione universale, e inserire una realtà, una realtà che mi permette anche la nostra presenza, e amare e lasciare amare, non la conosco. Anche morire a tutto, non per amore, morire alla mia cultura, il desiderio, per entrare nella cultura degli altri, per poter condividere la mia vita e la mia fede. Anche la missione per me rappresenta la entrare nel cuore della gente, contro la porta della gente, anche imparare la lingua che anche è ricca. Pazienza, tutto questo, no? Per comunità. E camminare insieme con il popolo, io non sono più grande, imparare da loro, essere vicina a loro, entrare anche nella realtà concreta, sociale, politica, tutto questo. Aiuta a incarnare anche le canzoni, no?
I want to share with you is that we belong to a holy family with the holy roots, with the many holy lives given for the mission. So with this, I want to say courage. Courage for today, courage for tomorrow. Because the mission does not belong to us, it belongs to God. And together we can go to face the challenges of our rapid changing world today, our changing mission. With God ahead of us, God in the center, together we go ahead because the mission belongs to God. Let us not be afraid. Courage, together we will make it because God is walking ahead of us. Komboni is proud of each one of us. Komboni is looking at us. Our first sisters are accompanying us with their prayer, with their love. And they're telling us, courage, do not be afraid. Something new is being born. Do not be afraid of the changes. We go ahead together. The mission belongs to God. Yeah.